Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, oggi andiamo a provare un prodotto di Extro, anzi una linea di prodotti di Extro che fa parte della linea regionale di Extro, no? Cioè abbiamo le varie regioni d'Italia con i loro profumi caratteristici e caratterizzanti, peraltro. E qui abbiamo una crema da barba abbinata a un aftershave de toilette e al fluido idratante dopo barba, che in realtà non ha il nome di una regione, ma ha un nome che contiene anche quello di una regione, ed è Conte di Puglia. Allora, intanto vi prego di notare l'etichetta, che io trovo veramente bellissima, ragazzi, eh? Bellissima. E dicevo, qual è la particolarità di questo prodotto di Extro, che ha miscelato i profumi in maniera che, e questo lo dice il suo sito, ma in effetti è così, in maniera che nessuno prevalga sull'altro e quindi siano poi difficili da decifrare. In realtà io qualcosa decifro, però vi vado a leggere, do lettura delle note olfattive. Allora ci abbiamo note olfattive di testa, agrumata, erbacea, cuore, gelsomino, rosa fiori, d'arancio, mughetto, gardenia, fondo legnoso, ambrata, muschio e fava tonca. Quindi, come potete vedere, è una fragranza che spazia dal floreale al legnoso, all'ambrato, al muschiato, all'erbaceo. Ce l'ha un po' tutte, no? Io ora cosa sento? Io sento sicuramente bene il legno, l'erba, il gelsomino, i fiori d'arancio non riesco a percepirli, il muschio forse molto in fondo, però vi dico che effettivamente, come dice il buon Don Donato sul sito, è una fragranza che è estremamente elegante, no? In realtà riprende, per la parte erbacea, riprende probabilmente arzachena in un certo qual modo, ma questa è molto più addolcita, molto più rotonda, molto più mettibile tutto l'anno. E parliamo dell'aftershave o de toilette, che adesso vado a spruzzare sul polso, che è veramente, ecco qui esce fuori un pochino più l'agrume anche, quindi, però è veramente ben strutturata ed è mettibile, secondo me, veramente tutto l'anno. Con un prodotto di questo genere non potevo che utilizzare il pennello di Extro, ok, sintetico, che ho messo a mollo, anche se in effetti col sintetico non c'è necessità di fare questa cosa, però l'ho voluto fare così per andare a bagnarlo. Comunque mi bagno il viso oggi, non userò pre-barba, anche perché adesso andiamo a vedere il rasoio, che è l'Hanson Shaving nella versione quella più, anzi meno aggressiva, più gentile, sì, è la versione più gentile, che vado ad armare con delle persone, ma questa volta non sono le Platinum vecchie, delle quali ne ho una ingente scorta perché mi piacciono, sono le nuove Platinum. Ok, sì, in realtà l'avrei potuto armare anche con una Treat Carbon o con una lametta anche addirittura più aggressiva, visto che questo è un rasoio aggressivo, però effettivamente ho la barba talmente corta, questa la barba io l'ho fatta l'altro ieri sera, quindi non c'è ragione di andare a stressare la pelle, non c'è nessuna ragione di andare a stressare la pelle, e quindi andiamo ad armare questo rasoio in alluminio, ok, e ce lo andiamo a vedere. Mi tolgo così forse, dai, su, ci andiamo a vedere le caratteristiche della testa, che non riesco a far mettere a fuoco, ecco, ok, le caratteristiche della testa del rasoio. Tra le varie cose che
facciamo in questo video. Qui nel frattempo ci ho messo dell'acqua che ora vado a trasferire qui dentro e sarà l'acqua con cui vado a bagnare il pennello quando ho bisogno di idratare maggiormente. Un'altra cosa che ho fatto, ho settato la camera per fare una ripresa un pochino leggermente dall'alto. Questo fa sì che io riesca quantomeno a vedermi nello specchio un pochino. Adesso iniziamo con il montaggio. Immediatamente una schiuma ricca e densa che ci piace. E i profumi, diciamo che qui si vanno a mischiare ancora meglio, creando una fragranza veramente molto raffinata, eh? Ma qui intanto guardate come è montato subito e bene. Ecco, in molti dicono che Extro sia sopravvalutato, in realtà io non credo, perché ha doti di cremosità, di schiumosità e conseguentemente di protezione e scorrevolezza che a me non dispiacciono per nulla. Non è, secondo me, non è mai il sapone scontato o comunque che ti lascia, che ti delude, no? C'è sempre questa sensazione di lusso nel sapone di Extro. Poi vogliamo dire che ci sono saponi migliori e saponi peggiori? Sicuramente ci sono, sia meglio che peggio, sia anche molto meglio che anche molto peggio, però io non mi trovo male. Ho questo rasoio, per chi non lo conoscesse, vabbè, l'ho già presentato in altri video, comunque c'ha questa caratteristica di avere la testa, ok, con questa forma a parallelepipedo, che praticamente va a intrappolare la lametta e la flette, quindi di fatto è come se stessimo usando un monolama Gillette, più o meno, con la differenza che questo è ingegnerizzato molto meglio e non è plasticaccia. Diciamo che è un rasoio di una gentilezza tale che può essere usato anche, se vogliamo, su parti meno esposte del corpo, e tranquillamente lo utilizzano le signore sulle gambe o insomma dove ritengono opportuno farsi i peli. Chiaramente questo, essendo la versione più gentile, va usato su barbe di questa lunghezza, già più lunghe faremmo una fatica incredibile a raderci, non otterremmo probabilmente lo stesso risultato, ma soprattutto ci costringerebbe a fare talmente tante passate, anzi mi ha costretto in passato a farlo, talmente tante passate che poi
andiamo a inficiare la gentilezza del rasoio, perché tu comunque quando vai a passare tante volte la lama sulla pelle vai a stressarla. Come vedete, è un rasoio che comunque ti rende quasi liscio, no? Alla prima passata, però evidentemente non è fatto per chi vuole quella sbarbata super, super liscia, super aggressiva, no? Anche se io vi dico, se io fossi uno di quegli impiegati che veste tutti i giorni in giacca e cravatta e pertanto al lavoro in giacca e cravatta e deve essere sempre impeccabile, quindi facendosi la barba tutti i giorni e andando a stressare la pelle tutti i giorni, questo è perfetto perché fai una passata, solo il pelo probabilmente, e ottieni un risultato visivo ottimo senza andarti a rovinare la faccia. Mentre mi rado, vorrei ricordarvi che esiste un canale Discord nel quale ogni tanto si fa qualche chiacchiera, ogni tanto, anzi no, ogni tanto, tutti i giorni. Lì c'è gente semplicemente appassionata che si diverte e che chiacchiera, spesso cazzeggia, ma spesso e volentieri fa anche dei discorsi interessanti riguardo a prodotti, riguardo a cose. Io intervengo in realtà non abbastanza, non tanto quanto vorrei, ma comunque un saluto e una chiacchiera si fa sempre volentieri. Io vi suggerisco di iscrivervi al canale Discord perché una volta al mese circa io una live su Discord la faccio solo per chi è iscritto al canale Discord, e la live su Discord è fatta a doppio senso, cioè chiunque può alzare la mano e parlare e dire la sua, ed è divertente. Ora mi sono appena passato sul viso, no? Le mani, sciacquandomi. Sono liscio? No. Qui c'è del pelo, chiaramente. Sono sufficientemente liscio per una sbarbata giornaliera tutti i giorni? Sì, assolutamente sì. Va più che bene. A molti il lenzon shaving non piace, proprio per quella sensazione di rasoio a cartuccia che dà, perché la dà chiaramente. Io lo trovo un rasoio no brain, no? Di quelli dove non devi ragionare troppo. Ti fai la tua sbarbata, tranquillo e beato, senza stare troppo a pensare all'angolo di rasatura che vi è imposto da
dalla forma inconfondibile di questa lama, senza stare a pensare troppo al risciacquo del rasoio, perché non ne abbiamo parlato questa volta, ma praticamente c'ha questi canaletti. Perché non lo metti a fuoco? Guarda, mi fai arrabbiare. Cioè, questi, ecco, questi canaletti che praticamente sono fatti apposta per espellere i residui lateralmente. Addirittura la casa asserisce che può non essere risciacquato per tutta la sbarbata. Io questo non lo trovo veritiero al 100%, però devo dire che i canaletti funzionano. Questo sapone che diciamo contiene latte d'asina, fieno greco e olio extravergine d'oliva, a parte il fatto che è molto oleoso in maniera, in senso positivo, quindi tende a mantenere una scorrevolezza non da poco. Diciamo che quando è uno di quei pochi saponi che quando lo metti in bocca ti dà quella sensazione di astringenza, come se contenesse, almeno questa è la mia impressione, magari mi sbaglio alla grande, al 100%, però come se contenesse sali, come se contenesse del... dell'allume di rocca. Perché mi sono insaponato, se non, se ho detto, forse l'ho dichiarato anche prima, che non avrei fatto la terza passata? Proprio perché faccio quello che facevano i barbieri di una volta, no? Cioè utilizzavano tutto il sapone, eccolo qui, rimasto dentro al pennello, quello che il pennello, tra virgolette, si mangia. Per andare a lavare il viso e a disinfettare eventuali taglietti che, come insomma avete visto, non è un segreto, ci sono. Adesso, per prima cosa, andiamo a mettere l'after alcolico. Vi confermo questa sensazione di astringenza, come di sali contenuti dentro questo prodotto, che secondo me non è male. Adesso, ovviamente, questi piccoli red point che ho qui
andranno a perdere un sacco di sangue, perché ci mettiamo sopra l'alcol, ma facciamo evaporare l'alcol e poi fluido idratante che personalmente penso di andare a mettere anche domattina. Oh, è una sbarbata BBS? No, è una sbarbata soddisfacente molto. Del prodotto di Extro, cosa vi dico? È come tutti gli altri prodotti di Extro. È molto 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 performante, secondo me. E questo in particolare ha un profumo estremamente gradevole, tant'è che vi dico che mi sa che mi compro anche il bagnoschiuma. Adesso però voglio vedere gli ingredienti qui sotto. Va bene, acqua, acido stearico, noce, olio di cocco, cocos nucifera oil, olio di cocco, potassio, idrossido, latte d'asina, olio. Allora, da quello che si legge nell'inci non c'è niente che sia astringente all'interno di questo sapone, però la sensazione che mi dà è questa, quindi io questa cosa la chiederò al Don e poi insomma ve la riporto nei commenti casomai. Bene, direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!